Vedete cari amici, io a domanda rispondo. Vedete cari amici, io a domanda rispondo, Non so se si vede. Si vede? Carissimo prof. Serafino Massoni, sono Lorenzo, vi scrivo questo messaggio per chiedervi che cosa ne pensate degli extracomunitari in Italia, se picchiano uno di noi italiani. Questa per me è una brutta cosa. Grazie, vi voglio bene. È un simpatico boy. Lorenzo è un simpatico boy. Un simpatico boy che ogni tanto mi scrive. Ultimamente mi aveva scritto per sapere come fare a pubblicare un'opera. Io ho fatto un apposito video perché io, Serafino Massoni, di solito a domanda rispondo, Dipende dal tempo. Vedete che bello questo messaggino? Carissimo professore, vi scrivo questo SMS per chiedervi cosa ne pensate degli extracomunitari in Italia? Se picchiano uno di noi italiani? Questa per me è una brutta cosa. Grazie, vi voglio bene. E carissimo, carissimo Lorenzo, se uno picchia un altro è una brutta cosa. Cioè, tu, caro Lorenzo, puoi essere picchiato da un extracomunitario, ma puoi essere picchiato anche da un connazionale italiano. Le botte sono sempre brutte, non hanno una nazionalità. Cioè, non è che le botte che tu puoi ricevere da un extracomunitario sono peggiori delle botte che puoi ricevere da un connazionale. Non c'è differenza, capito? Non c'è differenza. E se uno picchia un altro, il picchiatore viene denunciato. C'è un processo e si pagano i danni. Si pagano i danni. Però questa domanda ci porta lontano. Che cosa ne pensate degli extracomunitari in Italia? Ci porta molto lontano questa domanda, caro Lorenzo, molto. Cosa ne pensate degli extracomunitari in Italia? Beh, io ti vorrei dire, caro Lorenzo, che tanti extracomunitari sono in Italia per raccogliere per noi olive, arance e pomodori. Con le olive ci si fa l'olio extravergine, l'olio d'oliva, l'olio vergine, l'olio di oliva. Con i pomodori si fa il sugo per fare la pasta asciutta. E con le arance ci si fanno le spremute, che ci fanno tanto bene. Sono qua da noi tanti extracomunitari per raccogliere queste cose per noi. Poi extracomunitari, poi ci sono anche tante signore che vengono dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Romania, dalla Bielorussia, che vengono a fare le badanti. Pensa Lorenzo che da noi ci sono più di mezzo milione di badanti che vengono dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Romania, dalla Bielorussia a fare le badanti perché quando uno è vecchio ha bisogno di assistenza. E una volta l'assistenza veniva fatta dalle stesse donne italiane e adesso le donne italiane non la fanno più questa assistenza perché è una cosa pesante. E allora questa assistenza viene fatta da queste donne che vengono dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Bielorussia e dalla Romania. Vengono a fare le badanti per gli anziani. Pensa Lorenzo che forse fra qualche tempo, io che ho quasi 80 anni, forse o vado in casa di riposo o mi devo prendere una badante, capito Lorenzo? Capito? Perché ho quasi 80 anni, sai? E poi le botte, caro, le puoi prendere anche da uno della malavita organizzata,
Noi abbiamo delle pregiate malavite organizzate in Italia, c'è una bella malavita in Campania, la malavita in Campania si chiama Camorra, poi c'è una bella malavita pure giù in Calabria che si chiama 'Ndrangheta, c'è la malavita pure in Sicilia e si chiama Mafia, poi c'è una malavita anche nelle lontane Puglie che si chiama Sacra Corona Unita. E caro, cosa vuoi che io che pensi dei migranti? Cosa vuoi che pensi? Io ti posso dire che l'Italia, alla fine del 1800 e agli inizi del 1900, noi italiani abbiamo mandato all'estero milioni, milioni, milioni di italiani che sono andati a fare i migranti in Argentina, in Brasile, negli Stati Uniti, in Australia, in Francia, in Svizzera, in Germania, eh. Cosa vuoi che ti dica? Poi ti posso dire che certo, ci deve essere un limite, ci deve essere un limite perché a volte i migranti vengono utilizzati dalla per me, Serafino Massoni, affrontare il problema nella sua complessità, capito? Ti posso dire soltanto che essere picchiato da un migrante non è una bella cosa, ma non è una bella cosa neanche essere picchiato da un connazionale, eh? Capito, capito, caro Lorenzo? Pensa a tutti i migranti, magari africani, che in Italia raccolgono. In cambio di 4 soldi raccolgono per noi arance, olive e pomodori e pensa a tutti quelle extracomunitarie della Russia, dell'Ucraina, della Romania, della Bielorussia che vengono qua da noi, sono più di 500.000 a fare le badanti perché anche tu, caro Lorenzo, un giorno diventerai vecchio. E quando sarai vecchio e non sarai più capace di badare a te stesso, o dovrai andare in una casa di riposo o dovrai prenderti una badante e probabilmente la badante sarà una extracomunitaria, perché adesso ci sono anche le badanti della Nigeria o anche delle Filippine, eh. Capito? Va bene, caro Lorenzo, a te, caro Lorenzo, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.